Quante volte ci siamo lamentati delle punture di zanzara? In questo video vi mettiamo in guardia da 15 specie che non vi auguriamo mai di incontrare nella vostra vita. Iscrivetevi al canale e preparatevi a rabbrividire. Numero 15. Crotalino. La famiglia dei crotalini comprende il famoso serpente a sonagli, un rettile capace di infliggere dei morsi estremamente dolorosi. I denti di questi serpenti veicolano grosse dosi di veleno nella pelle delle loro vittime. Maggiore è la quantità trasmessa, più forte è il dolore che si prova. Un morso di crotalino può causare anche gonfiore localizzato, difficoltà respiratorie, sapore metallico in bocca, debolezza, nausea e stordimento. Per fortuna, questi morsi possono essere trattati con degli appositi antidoti. Numero 14. Ornitorinco. L'ornitorinco è l'unico mammifero sulla Terra che depone le uova ed è dotato di becco. È un animale molto bizzarro e anche simpatico da osservare, almeno fino a quando non si decide di attaccare. I maschi di ornitorinco hanno degli artigli appuntiti sulle zampe posteriori attraverso i quali secernono un veleno molto potente. La puntura non è letale per l'uomo, ma infligge un dolore quasi insopportabile che dura a lungo. Gli sventurati che sono incappati nelle ire di un ornitorinco sostengono che la zona colpita può rimanere gonfia e sensibile per diversi mesi dopo l'incidente. L'apparenza inganna, non siete d'accordo? Numero 13. Calabrone europeo. Se pensate che la puntura di una vespa o di un'ape sia molto dolorosa, non avete ancora subito la furia di un calabrone europeo. Il suo pungiglione ha una dimensione quasi doppia rispetto a quella di una vespa media e, di conseguenza, fa molto più male quando penetra nella pelle. A differenza delle api, i calabroni non devono fare i conti con un pungiglione rimovibile e per questo non hanno paura di pizzicare le loro vittime, alle quali somministrano un veleno che causa gonfiore e dolore persistente. Se riconoscete un nido di calabroni fra i rami di qualche albero, girate i tacchi e tornate indietro. Numero 12. Formica pseudomyrmex. In natura si verificano spesso delle relazioni speciali che sfociano in un rapporto di simbiosi. Questo fenomeno intercorre per esempio tra la formica pseudomyrmex e l'albero di acacia. Il nettare dolce prodotto dalla pianta diventa cibo per le formiche, che in cambio del nutrimento e del riparo si comportano come una sorta di esercito che difende l'albero. Una colonia di formiche in un albero di acacia può contare fino a 30.000 individui, e lo proteggono da insetti indesiderati, ma anche da nemici più voluminosi come capre, giraffe e persino elefanti. Il morso di una di queste formiche brucia per ore. Numero 11. Phyllobates terribilis. La rana dorata, o rana freccia, è uno degli anfibi più velenosi della Terra. Questa creatura giallo-oro vive principalmente in Sud America e raccoglie il veleno da tutti gli insetti e le piante di cui si nutre. Il corpo morbido della rana non la predispone a morsi o punture, ma il veleno si accumula nelle ghiandole della pelle e la rende letale al semplice tatto. Un solo anfibio può uccidere dai 10 ai 20 adulti. Se un serpente mangia accidentalmente una rana dorata e non fa in tempo a sputarla, muore sul posto tra atroci sofferenze. Nel caso remoto in cui doveste decidere di andare a caccia di rospi da baciare per trovare il principe azzurro, tenetevi alla larga dalla rana freccia. Numero 10. Mostro di Gila. Il mostro di Gila è un sauro che proviene dal Nord America e vive principalmente nei deserti dell'Arizona e del New Mexico. Sono animali piuttosto lenti e per questo i loro attacchi vanno a segno raramente. Ma quando colpiscono rimangono ancorati alla preda con tutta la loro determinazione e non la lasciano andare finché cede al loro veleno paralizzante. L'unica soluzione per liberarsi da questa lucertola è immergerla completamente nell'acqua o strapparla via con violenza, al rischio di lacerare la pelle della vittima. Il lato positivo è che il veleno del mostro di Gila non è letale per l'uomo e viene utilizzato nel trattamento del diabete. Numero 9. Riccio di mare. Un'altra puntura estremamente dolorosa, ma per fortuna non letale, è quella del riccio di mare, un organismo marino dotato di centinaia di aculei affilati come rasoi. Calpestando un riccio di mare, gli aghi penetrano immediatamente nella pelle e si staccano dal corpo dell'animale, rimanendo incastrati in quello della vittima. Il veleno causa bruciore e gonfiore localizzato, ma la vera minaccia sono gli aculei.
Se non vengono estratti tempestivamente, la pelle si rimarginerà inglobandoli e rendendo difficile la rimozione. Numero 8. Centuroides sculpturatus. Tutti gli scorpioni sono velenosi, ma uno in particolare ha una pessima reputazione. Stiamo parlando dello scorpione della corteccia dell'Arizona. Una creatura minuta, ma molto pericolosa. Risiede nei deserti del Nord America, proprio come il mostro di Gila. Ma a differenza del sauro, è in grado di uccidere circa il 25% delle vittime che colpisce col suo pungiglione. Il suo veleno, infatti, è molto potente e capace di generare un dolore forte e prolungato. Numero 7. Pesce pietra. Il pesce pietra è un pesce carnivoro con spine velenose sul dorso. Come suggerisce il nome, il suo aspetto ricorda quello di una pietra e il suo comportamento non è da meno. Questo pesce si adagia infatti sul fondale marino in attesa della sua preda, ma nel frattempo costituisce un enorme pericolo per i nuotatori. Le spine presenti sulla pinna dorsale secernono un veleno molto potente che provoca dolore intenso, gravi emorragie, nausea, febbre e a volte addirittura una paralisi parziale. I bagnanti che calpestano accidentalmente un pesce pietra e non vengono soccorsi in tempo possono persino morire. Numero 6. Paraponera clavata. Vi siete mai chiesti che sensazione si prova quando si viene colpiti da un proiettile? La puntura di questa formica aggressiva provoca lo stesso identico dolore. La formica proiettile vive nell'America centrale e meridionale. Le popolazioni locali la chiamano anche formica 24 ore perché il dolore provocato dall'iniezione di veleno, una potente neurotossina che annebbia il cervello, comincia a scemare solo dopo un giorno intero. Numero 5. Ragno dalla schiena rossa. Un altro animale minuto ma terribilmente pericoloso è il ragno dalla schiena rossa, parente prossimo della vedova nera australiana. Ogni anno circa 1500 persone in Australia vengono morse da questo ragno. I colpevoli sono specialmente le femmine, più grandi e velenose dei maschi. Il dolore che si prova dopo una puntura di ragno dalla schiena rossa è insostenibile e può sfociare in altri sintomi come nausea, debolezza muscolare, infezioni e persino insufficienze respiratorie. Numero 4. Trigone. La puntura del trigone, conosciuto anche come pastinaca, può causare una ferita molto profonda e dolorosa, che tuttavia si prova fatale solo quando coinvolge una parte del corpo delicata, come il cuore o il collo. Il famoso documentarista naturalista australiano Steve Irwin è deceduto nel 2006 proprio in seguito alla puntura di una pastinaca che gli ha trafitto la cavità toracica, provocando danni irreparabili al cuore. L'arma del trigone è la spina dorsale sulla coda, che si spezza nel corpo della vittima dopo aver iniettato un potente veleno che causa crampi muscolari, nausea, sensibilità aumentata e persino gravi emorragie. Numero 3. Scolopendra. Se pensate che almeno le scolopendre siano innocue, vi sbagliate di grosso. L'unica reazione accettabile di fronte all'incontro con una scolopendra sudamericana è la fuga a gambe levate. Il centopiedi più grande del mondo può crescere fino a 35 cm di lunghezza e possiede un veleno potentissimo che può rivelarsi fatale anche per l'uomo. Tra le sue numerose zampette, infatti, nasconde due uncini che utilizza per uccidere le prede. Il veleno di questi artropodi contiene diverse sostanze tossiche per gli esseri umani, che possono causare, oltre a un dolore intenso e insopportabile, sintomi come febbre, nausea e debolezza muscolare. Numero 2. Cubo medusa. Il veleno emesso dalla cubo medusa, detta anche medusa scatola, è talmente pericoloso che a volte le vittime entrano in shock e annegano sul posto, prima ancora di riuscire a raggiungere la riva. Le sostanze chimiche contenute nel veleno influenzano il sistema nervoso e il cuore e possono causare sofferenza acuta per settimane a venire. Ognuno dei 15 tentacoli della medusa possiede circa 5.000 cellule velenifere. È importante sapere che il veleno della medusa scatola è termolabile. La sua azione tende a svanire con l'esposizione della parte lesa a forti sorgenti di calore. Numero 1. Belostomatide. Secondo gli esperti, la puntura di animale più dolorosa è quello della cimice d'acqua gigante. Questo insetto può misurare fino a 10 cm di lunghezza e risiede nelle aree tropicali del pianeta. Sono animali predatori, che non esitano a pizzicare le loro vittime con gli aculei, che secernono un veleno mortale per molti insetti. La loro puntura non è fatale per l'uomo, ma il morso risulta terribilmente doloroso.
Come se non bastasse, i maschi di cimice d'acqua gigante portano le uova sulla schiena dopo la fecondazione e le proteggono fino alla schiusa, trasformandosi in una sorta di reticolo gigante. Se l'immagine vi provoca un forte disgusto fisico, potreste soffrire di tricofobia, conosciuta come la paura dei buchi. Non preoccupatevi, le immagini che vi stiamo mostrando sono finte. Il dolore del morso della cimice, invece, è tutto vero. Fate attenzione! Raccontateci le vostre esperienze con le peggiori punture mai subite. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.